Signori, buongiorno, buona domenica a tutti. Oggi 24 settembre, ore 11, è cominciata adesso la terza amichevole di quest'annata 23/24 dei nostri under 17 del mitico Sporting San Cesario. Allora, che dire, giornata fresca, freschetta, tira una bella arietta fresca. Stamattina si cominciano a sentire i primi segni, i primissimi segni, anche se molto tenui, dobbiamo essere onesti, dell'autunno che è arrivato il 21 di settembre. Però è una giornata godereccia, piacevole per questa telecronaca, per la partita, ripeto, la terza amichevole che sta sostenendo i nostri giocatori in divisa gialla con pantaloncini neri del nostro, anzi io la chiamerei divisa oro del nostro Sporting San Cesario, contro i rossi della squadra ASD, come si chiama? Gaspare Bertoni. Allora, una squadra interessante. Diciamo che lo Sporting quest'anno a livello di amichevoli si ha deciso di cercare di trovare delle squadre di un certo livello e ci è riuscito. Primis con la prima squadra con la quale abbiamo vinto con un bel 7-2, in seconda con il Valmontone, che ricordiamo è una regionale. È una squadra che l'anno scorso aveva giocato ad armi pari e chiudendo con una classifica degna il campionato regionale. E poi adesso ci troviamo proprio a incontrare il Bertoni, un'altra squadra assolutamente non materasso, perché se poi siamo andati a controllare le classifiche dell'anno scorso, è una squadra che ha chiuso comunque quinta su 14 squadre nel suo campionato, quindi una squadra tosta, una bella prova del 9 per i nostri giocatori dello Sporting San Cesario. Intanto c'è Bronzini che prova una corsa, ma viene chiuso in rimessa laterale. Allora, squadra dello Sporting San Cesario partendo dal portiere. Allora, Bini, Daniello, Prestiti, Ponso, Cricmi, Giordani, Pietrantoni, Ponso, Napoleoni e terminale offensivo Bronzini. Allora, che dire, ci saranno anche altri innesti durante l'arco della partita con sia i nostri panchinari 2007, sia con gli altri ragazzi 2008, che non smetteremo mai di ringraziare, che sono sempre, sempre, sempre disponibili. Quindi, bravi anche i nostri 2008. Allora, dicevo, una squadra interessante questo Bertoni, che ha concluso quinto il proprio campionato. Una bella prova. È uno Sporting che sta puntando tanto sulle amichevoli, perché ricordiamo che abbiamo perso qualcosa come 9, non mi ricordo, 9-10 giocatori, maggior parte tutti direzionati verso una squadra e niente, insomma. Quindi non sarà facile per il nostro mister cominciare con questa squadra, che in pratica i senatori sono rimasti, quanti ne sono rimasti? Vedendo un po' la squadra, i veri senatori sono 2/3 di quelli che non hanno mai abbandonato la baracca, sono Daniello, Ponso e questi qua. Poi il resto, tutte persone che magari sono scese dalla nave e poi sono risalite, oppure gente che è venuta quest'anno. Quindi i veri senatori sono rimasti in due. Poi Cricmi è un altro senatore che non ha mai abbandonato la causa, e quindi ci sono. Poi ripeto, il mister è in gamba, ci ha fatto vedere in queste due partite precedenti di essere non all'altezza di più di determinate situazioni. Lo stiamo capendo anche col modo di porsi in campo dei giocatori. Intanto c'è questo bel passato di
pareggio di Giordani per Bronzini che viene anticipato dal difensore. Intanto ridendo e pazziando siamo arrivati al quinto minuto. Questa telecronaca servirà una sorpresa, diciamo epocale, nel senso che cambieremo il nostro modus di vedere le partite. Non mi va di entrare nello specifico, ve ne accorgerete fra qualche minuto, insomma. Allora, intanto palla al piede a Ponzo, Daniello per licenziato. Napoleoni, palla al piede, ancora Napoleoni, appoggia per il centrale Ponzo per il play, licenziato Daniello, gira, ma il pallone finisce in rimessa laterale. Abbattono i ragazzi del Bertoni, attenzione, c'è questa situazione pericolosa, per fortuna c'è un passaggio errato che viene riconquistato da Ponzo. Bronzini di schiena, appoggia a Cricmi, ancora Cricmi, palla al piede, cerca di Dalla, c'è un batti e ribatti, ancora Cricmi riesce a conquistare una rimessa laterale. Sempre 0-0 il risultato fra le due squadre. Licenziato nella sua nuova veste di play basso. Finora, nelle due partite che hanno preceduto questa, ci ha regalato diverse soddisfazioni. Forse a differenza dell'altro anno, dove è sempre giocato come terzo d'attacco, quest'anno ci sono state un paio di manovre che finora hanno avuto, diciamo, buoni risvolti. Uno appunto è licenziato, che è passato da attaccante di fascia a play, una sorta di Tonali, di Lobotka della situazione, e Daniello che è passato da leader del centrocampo a fare il terzo di difesa. Quindi ci sono state queste due novità, novità che reputo considerevoli, importanti, e che hanno visto dei miglioramenti in entrambi i giocatori. Almeno finora, guardando i risultati diciamo, le vicissitudini che hanno avuto durante le partite, sia Daniello che licenziato. Guardate, vedete pure questo modus operandi di scendere fra le linee di licenziato, dimostra come il ragazzo abbia nelle proprie corde questo ruolo. Quindi un'ottima scoperta del mister. Tanto c'è sempre il Bertoni, palla al piede. C'è questo cross al centro, viene chiuso per un attimo da Ponzo e viene messo in, vediamo un po' se è calcio d'angolo. Sì, calcio d'angolo. Allora, ringraziamo Emiliano Prestiti, che dopo l'esperienza della settimana scorsa, che c'è stato un mezzo parapiglia nell'ultima amichevole fra Valmontone e appunto Sport, attenzione, vediamo questo calcio d'angolo, finisce fuori. Dicevo, dopo l'ultimo parapiglia, Emiliano ha preso in mano la situazione e si è offerto come arbitro. Si vede la differenza, si è vista, si è già vista settimana scorsa quando lui è entrato in campo, tutto si è tranquillizzato, tutto è diventato più godibile, più fruibile, più gestibile, come anche diciamo come copertura, non trovo il termine, come gestione della partita, insomma, che si è calmata. Quindi, e in virtù di questo, anche questa settimana troviamo dal primo minuto Prestiti che fa l'arbitro. Sempre 0-0, siamo giunti al nono minuto e 30 secondi. Palla per Ponzo, la dà all'altro, all'omonimo Ponzo. Si combatte sempre a centrocampo. Bravo Cricmi che ci mette una mezza pezza.
poi interviene bene pure Punzo, ma nel frattempo c'è stato un fallo chiamato in favore del Bertoni. E scocca proprio al decimo minuto del primo tempo. Emiliano chiama la distanza. Emiliano gli abbiamo regalato anche un bello shorts che ci ha avuto anche un discreto successo, è stato apprezzato da tanti, circa 30 persone. Quindi bravo Emiliano. Allora si prepara a battere il Bertoni col suo centrocampista. Vediamo come la piazza. Aloma finisce tranquillamente fra le mani di Bini, del portiere Bini, anche lui nuovo arrivato. Noi purtroppo ci hanno abbandonato tutti e due i portieri, per fortuna ne sono arrivati due. Uno oggi è assente per l'esattezza, Verginelli. Tanto palla al piede per Prestiti, pure Prestiti era un po', diciamo, claudicante, infatti gli allenamenti non sono stati fatti proprio al meglio delle sue forze. Speriamo bene, insomma, che riesca a tenere il ritmo partita. Proprio Prestiti, palla al piede, da Punzo, licenziato. Giostra la palla, gira tutto per Daniello, lo stop non è dei migliori, decide di appoggiarla ad Alessandro Bini, largo per Napoleoni, c'è Pietrantoni che però la dà sbagliata, i ragazzi riconquistano il pallone con Napoleoni, Daniello, Ponzo. Ora Ponzo per Prestiti, non è bellissimo lo stop e la palla si ferma in rimessa laterale. Inizio un po' contratto dello Sporting. Attenzione, colpo di testa. Esce Napoleoni, il nostro 2008, salta licenziato, salta anche Ponzo, Bronzini per Napoleoni, largo per Giordani, spalla col giocatore del Bertoni, riesce a conquistare una rimessa laterale. Attenzione, c'è un cambio. Esce Prestiti, entra anche Dominicis, c'è l'esordio in questa amichevole per Dominicis in posizione difensiva. Ahimè, Prestiti non ce l'ha fatta, peccato, speriamo si riprenda bene per la prossima partita. Tanto c'è Daniello che la mette su Bronzini, che però riceve nel frattempo un fallo. Quando siamo giunti al tredicesimo, c'è questa palla per Crikmi. Anche Crikmi, ricordiamo il suo esordio da titolare in questa partita. Sempre Crikmi, la crossa, purtroppo il pallone finisce alto sul fondo. Si prepara a battere il portiere del Bertoni, cominciano da basso i ragazzi in divisa rossa del Bertoni, si giostra a centrocampo, cercano subito questa palla filtrante, entra bene Ponzo, bella la chiusura sicura, la mette in calcio d'angolo. Chiamano schema il giocatore del Bertoni, attenzione, c'è questo batti e ribatti davanti alla porta, alla fine è Jordan che riesce prima a dribblare e poi a recuperare un po' di campo, la dà in profondità per Bronzini, ancora Bronzini, spalla
Sempre Brunzo tenta il dribbling, prova a incrociare, peccato, il pallone si perde al lato della parte destra del portiere, peccato, bella questa combinazione Jordan Pietrantoni con Bronzini. Quindi quando siamo giunti grosso modo al quindicesimo c'è stata la prima azione importante dello Sporting. E qua è arrivato il cambiamento epocale. Voi direte: dove stai andando? Verso il burrone. Eh sì, ho visto che un pezzo di rete si è staccato e si è creato un'apertura. E guardate qua. Ah, mamma mia, non ho mai visto così bene a San Cesario come sto vedendo adesso. Visuale bella, pulita. Panorama mozzafiato che si vede in lontananza, Palestrina, i monti del Guadagnolo e via dicendo. Giornata stupenda, qualche nuvola, ma soprattutto senza ste cazzo di reti. Mamma mia, che spettacolo! Lo so, è una posizione un po' schifosa, nel senso che qua sto in mezzo ai serpenti, ai coccodrilli, sull'orlo di un burrone, eccolo qua. Però sti cazzi, cercheremo di stare attenti, qualora dovessero segnare i nostri cercheremo di fare delle feste, come dire, quantomeno più tranquille del solito, insomma. Però per la visuale che si è creata vale la pena. Questo, io ringrazio mister Porretta che ha costruito quella copertura eccezionale, non sottolineerò mai di dirlo, non smetterò mai di dirlo, una copertura bellissima che ti ripara dal freddo, dal caldo e via dicendo. Però la visuale purtroppo con ste reti taglia molto e purtroppo abbiamo scoperto questa nuova visuale che credo che faccia anche più piacere ai vari mister che si vedranno le partite, ma pure ai ragazzi, perché ti dà proprio una visuale di come sono messi i ragazzi in campo, insomma. Quindi molto molto interessante, ve ne accorgerete anche durante la partita. Attenzione, c'è questa palla che arriva a Bini. Decide probabilmente di darla lunga. Mamma mia, che si vede bello! Mamma mia, che bello! Guarda, guarda il campo senza rete, che spettacolo! In 2 anni non avevo mai goduto di questo campo. Guardate qua, mamma mia, guardate, fate godere gli occhi. Guardate che bei panorami, le montagne, il cielo, le nuvole. Mamma mia, che bel pianeta che siamo nati, che culo che ci abbiamo avuto a nascere su sto pianeta. Ce lo dobbiamo tenere caro caro, perché ci abbiamo avuto un culo che manco Dio lo sa. Che ne so, potevamo nascere un pianeta di merda, senza ossigeno, senza niente, che facevi una vita di merda. Invece siamo nati su sto bel pianeta, sul pianeta Terra, ci abbiamo avuto sto culo e siamo a fare in modo da distruggere tutto quello che ci circonda. Veramente dei coglioni, siamo dei coglioni. Speriamo di cambiare questo modus pensanti che sta rovinando il clima e soprattutto che sta portando un livello di inquinamento da paura. Speriamo, io resto del fatto che possiamo ancora cambiare, possiamo ancora migliorare, insomma. Tanto c'è questo tiro, crediamo, di Bronzini, che però finisce fuori. Allora, l'abbiamo messo un po' più grande, perché così magari vedendovi la partita ogni tanto alzate lo sguardo lì a destra, vedete quella ragazza e qualcuno si gira, dice verso papà: facciamo il 4-5-5-8-6, aiutiamo questa ragazza, aiutiamo tante altre ragazze. Chi sono queste ragazze? Allora, l'associazione si chiama Differenza Donna e da cosa si caratterizza? Che ogni anno questa associazione ha creato diversi centri antiviolenza sparpagliati per tutta Italia, che accolgono ogni anno, ripeto, ogni anno qualcosa come 50.000 donne.
ogni anno, pensate, secondo i dati Istat, nel 2020 sono arrivati a 54.000, quindi sono numeri che vanno sempre a salire. Però mantenere queste associazioni c'è una spesa, c'è un costo, non è facile perché bisogna riconoscere compensi adeguati alle operatrici, a tutte quelle che ci mettono competenza, passione, umanità. Ci devi pagare l'affitto di questi locali, dei centri antiviolenza, devi pagare gli avvocati che difendono queste ragazze, devi pagare le psicologhe e devi pagare tutte le figure professionali che si cercano, che si trovano all'interno di questi tanti centri antiviolenza che aiutano tutte le donne che si ribellano a chi? Si ribellano a dei mariti che non sono nemmeno mariti, sono uomini di merda, mezzi uomini, senza palle, come cazzo vogliamo chiamare? Come vi viene in mente? Sono tutti quelli che menano, che picchiano, che uccidono, che rovinano la vita, delle donne. Quindi mi raccomando, il numero ce l'avete lì, sono 2 euro, mi stancherò mai di dirlo, da cellulare, non da fisso sono 5 euro, magari vi si apre il cuore, volete chiamare dal fisso, chiamate dal fisso sono 5 euro, chiamate dal cellulare sono 2 euro, aiutiamo l'associazione Differenza Donna, mi raccomando. Abbiamo una media che a me ogni volta mi viene da piagna a dirlo, però in Italia muore una donna per colpa di un coglione una ogni 3 giorni. Ogni 3 giorni muore una donna per colpa di un marito bastardo, senza palle, uomo di merda e via dicendo. Quindi cerchiamo di cambiare, cerchiamo di aiutare, facciamocelo entrare in testa. Le donne non si toccano, nemmeno con un fiore, non si toccano. Al limite ci può fare una carezza. Ma a dargli uno schiaffo, a dargli un calcio, a dargli un pugno, non se ne parla. Già la prima volta, io sono abbastanza estremista con questo modo di vedere, già la prima volta chiamate qualcuno, fatevi aiutare da qualcuno, senza se e senza ma, perché basta una volta, non esiste, cambia, non cambia un cazzo. Quindi mi raccomando a tutte le donne che sono in ascolto, basta una volta, lasciate stare il perdono era una volta, adesso il perdono non c'è da sta più, perché quando senti che in Italia muore una donna ogni 3 giorni ti vengono i brividi, senza parlare di tutto il contesto che c'è dietro, quindi di milioni, anzi no, di centinaia di migliaia di donne che ogni anno vengono maltrattate dai mariti. Quindi mi raccomando, aiutiamo ad aiutare. 45586, ritorniamo alla partita. Ogni tanto faremo capolino su questo argomento nell'arco della partita, quindi non vi preoccupate che ve lo ricordo io e prima o poi quel numerino sul cellulare lo fate, lo fate. Allora, c'è stata una piccola pausa perché adesso la temperatura si è alzata e Emiliano ha ritenuto opportuno di fare una piccola pausa di 2 minuti verso il 22esimo. Ricordiamo che gli Under 17 giocano 45 minuti a tempo, quindi tanto c'è questa bella azione. Mamma mia, che belle geometrie! Mamma mia, che belle geometrie! Si vede proprio questa voglia di passarsi il pallone, di cercare gli spazi. Intanto c'è questa chiusura in calcio d'angolo. Ogni tanto, se avete assistito alla partita, avrete notato che ogni tanto qualche giocatore fa degli scatti, cose che non ho mai visto in questi 2 anni e passa precedenti. Allora, perché? Perché il mister ci tiene una cosa per lui importantissima, molto Guardiola come modus pensandi. Degli spazi, l'importanza degli spazi. Ogni tanto qualche giocatore cerca di togliersi dalle linee di passaggio, anzi cerca di liberarsi delle linee di passaggio e di andare a trovare posti più liberi in cui fare, in cui ricevere il pallone.
lo fanno Daniello, lo fa Ponzo, lo fanno in particolare, è come se sopra le loro teste avessero, che ne so, un piccolo radar, un occhio d'aquila, come se fosse un occhio d'aquila a 100 metri d'altezza, che li guida negli spazi in cui devono attaccare, in cui devono farsi. E tutta questa cosa è molto molto figa. Quindi non vi prendete a paura se qualcuno ogni tanto fa qualche scatto senza palla, anche se la palla sta lontano 100 metri. È tutto, ha tutta una motivazione, ha tutto una spiegazione molto tangibile, lo dobbiamo dire, per queste due sole partite che abbiamo visto, non per qualcosa. Il mister è cambiato e si vedono dei miglioramenti. Dobbiamo essere onesti, perché sarei un bugiardo a dire il contrario. È un mister che ha fatto della sua, della severità, ma soprattutto della serietà, il suo stile di vita, e lo sta cercando di mandare anche ai calciatori, aumentando anche il loro senso di responsabilità, non solo in campo e durante la partita, ma anche agli allenamenti, anche come presenza agli allenamenti. Quindi niente. Allora, il play licenziato la dà Daniello, Daniello per Ponzo, Ponzo sempre palla a piede, Bronzino 1-2, spettacolare con Ponzo, stanno cominciando a salire i ritmi. Attenzione Bertoni, che lo Sporting sta cominciando a uscire fuori. Attenzione, attenzione. Tanto c'è la chiusura di Napoleone, anzi di licenziato. La palla viene riconquistata. Attenzione al Bertoni. La chiusura di vediamo un po' di chi? Di Giordani, ci sembra. Sì. Questa pausa, mi raccomando, aiutiamo differenza donna. Fra parentesi, ci sarà un bellissimo concerto il 26 di settembre all'Arena di Verona. Ci parteciperanno gente come, che ne so, l'Amoruso, la Mannoia, Bersani, Annalisa, Elodie, Emma Marrone, Achille Lauro, Tananai, tutti per raccogliere fondi per questi centri antiviolenza. Quindi mi raccomando, non solo i grandi artisti, ma anche noi possiamo aiutare questi centri antiviolenza a restare vivi ed a aiutare tante ragazze in difficoltà. Mi raccomando. Allora, intanto palla a Ponzo. Ponzo decide di appoggiarsi a Dominicis. Bello lo scambio col licenziato che mette largo per Napoleoni, ancora licenziato. Bello, ricomincia da dietro per Dominicis, cerca di cambiare gioco, ci riesce per Ponzo, ancora Ponzo, licenziato. Mamma mia, che godereccio questo giropalla. Daniello, ancora Ponzo, Ponzo per Giordani, fa una finta, libera Bronzini. Bronzini fa salire Dominicis. Dominicis cerca questa palla interessante per Toni, peccato, peccato. Riparte il Bertoni. Sempre Bronzini, ancora Bronzini, sempre Bronzini, prova a incrociare, peccato, peccato. Il livello sta cominciando a salire. Sempre palla al piede per licenziato, va in sicurezza su Ponzo. Ponzo la gira per, vediamo un po', per nessuno, ahimè. La palla finisce in rimessa laterale.
Daniello chiude in calcio d'angolo. Qua riusciamo a vedere pure il calcio d'angolo. Ci affacciamo un po', stiamo sull'orlo del precipizio, però sti cazzi. C'è questo bel colpo di testa che però termina in rimessa laterale da parte del Bertoni. Sempre palla per... bellissimo questo passaggio, vediamo un po'. Ancora il Bertoni in palla in possesso, c'è il licenziato che mette questa bella palla per Bronzini, va Bronzini, ne scarta uno, si infila in mezzo a due, ancora Bronzini, Bronzini, ottima la finta, va ancora Bronzini, lo scavetta ed è gol, ed è gol, mamma mia, e questa è shortabile, questa è shortabile. Qua facciamo di nuovo 10.000, ricordiamo che Bronzini ha battuto il record di visualizzazioni questa settimana su YouTube col famoso sombrero, è arrivato a 9.000 e a sto giro con sto gol che ricorda Argentina-Inghilterra dell'86. Bello, 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 bravo Bronzo, molto shortabile questa azione. Ci facciamo uno bello shorts, quindi San Cesario sblocca il risultato, si porta sull'1-0 e niente, palla che ritorna fra le mani del portiere, quindi risultato parziale Sporting San Cesario 1 ASD Gaspare Bertoni 0. Tanto c'è l'ottima chiusura di Ponzo, ancora Ponzo di mestiere, ruba il pallone dal licenziato, intelligentemente appoggia dietro per Dominicis, Dominicis per licenziato, sempre il play, bella quest'altra azione, ah peccato c'è la chiusura, ma interviene Cricmi. Mamma mia che bello sto stop direzionato di Jordan Pietrantoni, questo pure è shortabile. Palla sempre per Dominicis, sale Dominicis, licenziato, bella questa combinazione, questo 1-2, sempre licenziato, vede bene, Cricmi, Cricmi, ah peccato, tenta un pallonetto, infatti vediamo il mister si incazza, ci stava bene un passaggio rasoterra, e vabbè dai, ricordiamo che Cricmi è nuovo anche lui in questo ruolo, diciamo è stata proprio modificata tutta la squadra, non solo ci sono stati decine di innesti, ma anche i ruoli sono cambiati, quindi vabbè, va bene così, l'importante è che vinciamo, quindi va bene così, va bene così. Ponzo conquista il pallone, appoggia a Jordan, attenzione c'è questo bel passaggio in avanti, tenta questo tiro, c'è bellissimo tuffo di anche questo è short. C'è materiale per sta settimana, c'è materiale, tranquilli un po' tutti. Vi facciamo shortabili. Finora abbiamo 3 shortabili, Bini con questo paratone, Bronzini col gol di Maradona e c'è un mezzo shortabile, ma io credo uno shortabile anche lo stop a seguire di Pietrantoni. Attenzione, Daniel per terra, si lamenta. Attenzione, c'è questa spinta sempre nei confronti di Daniello e Daniello è un po' come l'anno scorso, se non lo butti per terra palla lui non la perde. Ale chiama tutti lontani. Siamo giunti al 34esimo, ma fa una finta intelligente, Dominicis licenziato fra le linee, bravo licenziato,
gli sta proprio, non lo so, cioè sta proprio come se gli avesse, cioè avesse sempre avuto questa cosa di far play e non avesse mai saputo. Boh, perché proprio i tempi, detto i movimenti, è importante, è importante. C'ha personalità, bravo, bravo Lice, bravo Lice, bravo anche il mister che l'ha visto come play basso e tanta roba. Speriamo che riesca a tenere, attenzione, c'è il calcio d'angolo, a tenere questi ritmi anche per il campionato che dovrebbe virtualmente cominciare verso grosso modo metà ottobre. A giorni dovrebbero uscire anche i gironi con i calendari, sono usciti sia degli elite che dei regionali, manchiamo solo noi, quindi a breve insomma. Alessandro, bella la palla per Napoleoni, ancora Napoleoni, poggia per Dominicis, sbaglia il passaggio, sempre palla al Bettoni, sempre Bettoni in possesso palla, va in chiusura Dominicis, bello, bello, bello questo tackle, è un mezzo shortino pure questo, vediamo un po', poi decideremo un po' che materiale fare, gli shorts. Vengono trasmessi fra le 6 e le 8 di ogni giorno. Io cerco di farne uno, poi se gli shorts sono tanti, cerco anche di farne due al giorno, ma la base è uno, quindi vediamo un po', vediamo un po'. Cerchiamo di dedicare shorts a quanti più calciatori è possibile. Perché puntare così tanto sugli shorts? Perché ormai ho capito dopo 2 anni di telecronaca che la partita, quella per intero, è per palati fini, per chi gli piace vedere la partita, per chi decide di gestirsi gli allenamenti, che ne so, le tattiche, i moduli, anche in virtù della partita, perché soprattutto con questi modi di riprendere in modo isometrico, che si vede bene come è piazzata la squadra e ti gestisci tutti i movimenti, puoi prendere tante decisioni. Quindi, ripeto, la partita è per palati fini, che vuol dire? Per poche persone, infatti le visualizzazioni sono scese. Gli shorts, quelli che ci hanno fatti esplodere, sono più per il popolino, insomma, quello più numeroso, quello che ha 15 secondi per vedere un'azione che gli garba e non gliene frega niente, gli interessa solo dei quei 15 secondi e niente, insomma, quindi va bene così, gli shorts non andranno mai via. Tanto c'è Crickmi, tenta il cross un po' più basso. Vediamo, palla a Napoleoni. Ancora Napoleoni se ne va sull'esterno. Tenta il cross per Crickmi, ma viene anticipato. Palla sempre per lo Sporting, tanto c'è, sembrava Bronzini che andasse in porta, viene chiuso in rimessa laterale. Palla che finisce dall'altro lato del campo, sempre in rimessa laterale, stavolta per il Bertoni. Quando siamo giunti al 39esimo, grosso modo. Attenzione. Agnello Mozzica, c'è questa bella chiusura di Ponzo, sempre preciso, bravo Ponzo, molto 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 diligente, molto intelligente.
con il passaggio per Napoleoni, si appoggia dietro per Dominicis, dai e vai con, vediamo un po', sembra Giordani, appoggia dietro per Licenziato, Licenziato per Ponzo, mamma mia che geometrie, sempre Ponzo, va d'esterno, vediamo Ponzo per Giordani, arriva sempre Bronzini, Bronzini cerca di scartare il portiere, ma c'è la chiusura del portiere, peccato. Mamma mia, quante belle geometrie sta partita. Dopo i primi 10-15 minuti, un po' a studiare la squadra avversaria, lo Sporting è uscito fuori e sta creando cose preziose. Tanto c'è Ponzo insieme ad Alessandro che accompagnano il pallone sul fondo. E niente, quest'anno ci divertiamo, quest'anno ci divertiamo, magari può darsi pure che non vinciamo, per l'amor di Dio, anche se io credo che il bel gioco si traduca sempre o quasi sempre in vittoria, quindi, però a divertire ci divertiamo, dai. Diciamo che è una squadra che gioca a pallone, quindi già questo è tanta roba. Tanto c'è Bronzini che la spizza di testa, vediamo per Giordani ad Anna Napoleoni, viene chiuso da Bertoni, interviene ancora Giordani, si lotta a centrocampo in questa tre quarti. Attenzione. Cerca di ripartire, ma c'è l'ottimo anticipo di Dominicis per Licenziato che mette ordine per Ponzo. Ancora Ponzo, Bronzini. Viene anticipato dal giocatore, ma interviene ancora Licenziato, sempre palla al Bertoni. D'Aniello va in chiusura, ruba D'Aniello il pallone, poi subisce fallo. No, ma non viene chiamato, ma comunque la palla rimane fra i piedi dello Sporting. Cambia gioco Ponzo per Giordani, ancora Giordani. Adanna Napoleoni che frattempo si è sovrapposto, ma viene chiuso in rimessa laterale. Raccomando, 4-5-5-8-6. Attenzione, Daniello si fa anticipare, arriva Ponzo, scende Daniello. Cerca di ostacolare il giocatore, poi c'è il tiro per fortuna centrale. Bini chiama tutti in attacco. Palla lunga. Attenzione, intanto è stato chiamato un fallo in favore dello Sporting, batte subito Giordani, mette questa bella palla per Crikmi, ancora Crikmi, torna indietro, si gira su se stesso, tenta questo tiro, mamma mia, chi è? Alex Del Piero, mamma mia, segna Aimane, Crikmi Del Piero. Questa palla che è girata, tutto molto shortoso, tutto molto shortabile, e anche Crikmi si è preso questo shorts. Tanto materiale, 2-0 Sporting San Cesario, quando siamo giunti quasi alla fine del primo tempo. Mamma mia, che bel pallone, irraggiungibile questa palla, irraggiungibile. Bella, 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 bella. Sto ancora pensando a come si è girato, ha provato questo tiro. Poi il pallone ha preso pure una curva strana, nel senso che sembrava che uscisse fuori, poi è rientrato sul palo e è arrivato dove il portiere non è riuscito a prenderlo. Quindi bene, bene.
tanto c'è una punizione per i Bettoni, ma il pallone termina fuori. E finisce il primo tempo, non c'è stato recupero. E niente, è stato un primo tempo godereccio, un bel primo tempo, ci siamo divertiti, abbiamo scoperto questa nuova ripresa bella bella, questo nuovo modo senza ste cacchio di reti. E va bene, hanno cambiato campo, adesso il San Cesario gioca in favore di telecamera, quindi magari vedremo anche qualche azione interessante tipo questa. No, questa finisce in rimessa dal fondo. Non so se ci sono stati cambi, non lo so, piano piano ce ne accorgeremo. Mi sembra ad occhio di no, non ci siano stati cambi. Allora, riparte il Bettoni, palla al piede per il numero 6, riesce a prenderla Jordan, ancora Pietrantoni, ottimo il dribbling. Che è successo? C'è un giocatore a terra, Emiliano giustamente chiama uno stop per sincerarsi delle condizioni del ragazzo. Sembra che si rialza, è proprio Napoleoni. Arriva anche il dirigente Andrea che gli rinfresca un po' la capoccia. Sta bene così. Bravo Emiliano, bravo, bravo, bravo. Un primo tempo tenuto sotto controllo, con simpatia ma anche serietà e professionalità. Bravo, 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 ci sta proprio bene. Ricordiamo che non è facile fare l'arbitro. Tanto c'è un fallo fischiato in favore di quelli del Bettone, del Bettoni. Prepara a battere il giocatore del Bettoni. Parte, vediamo se parte il giocatore. Fischia. Parte. Mamma mia, mamma mia, che bel gol, mamma mia. Palla irraggiungibile, ha tolto proprio le ragnatele dal set. Il Bettoni accorcia le distanze con l'unica azione in questi 48 minuti, anzi no, la seconda, perché poi c'era stata una bella parata nel primo tempo di Bini. Palla non dico imparabile, ma poco ci manca, insomma. Questa anche è shortabile, questa punizione, ad onor del vero. Ripeto, da quest'anno gli shots saranno dedicati anche alle situazioni particolari interessanti degli avversari, e questa punizione merita sicuramente uno shorts per come si battono le punizioni. Bravi, bravi, dai, va data a Cesare quel che è di Cesare. Tanto c'è un altro giocatore a terra. Si riprende. Attenzione. Bronzini. Ancora Bronzo. Poggia per... vediamo un po' chi è. E Bita, è entrato Bita, quindi Bita ha sostituito Giordani,
Quindi abbiamo il secondo 2008, eccolo qua un altro, Napoleoni, che la dà a Dominicis, cerca il cross, trova la testa del difensore che cerca di far ripartire la squadra. Riesce a conquistare una rimessa laterale. Scusate lo sbadiglio, ma sono... è mezzanotte e mezza. Si comincia a far sentire un po' di sonno. Batti e ribatti in una zona pericolosa del campo, la palla ritorna fra i piedi del portiere che cerca di far risalire il Bertoni, quindi risultato parziale 2-1, sempre palla per il Bertoni, ottima la circolazione di palla. Per fortuna trova Dominicis. Attenzione. Parla sempre per Dominicis. Ancora Dominicis per Napoleoni. Ancora Napoleoni, ottimo il dribbling. S'appoggia dietro a Dominicis. Per Punso. Daniello. Daniello, passaggio ottimo per il giocatore, mi sembra Ponzo. Gira tutto Daniello per Dominicis. Vita di testa, di pancia, Bronzini. Palla sempre per Dominicis, si ricomincia da Ponzo, gira per Daniello, ancora Daniello, cambia tutto per Dominicis, si fanno correre i ragazzi, va bene così, bisogna farli correre sti ragazzi. Bronzini, Bronzini riesce a rubare questo pallone, ma c'era stato un fallo fischiato in precedenza. Riparte il Bertoni. Sempre Bertoni, palla al piede. Bravo Crickmin in difesa, palla per Punzo, Dominicis, belle queste combinazioni, queste aperture, queste chiusure, bella anche la palla per Vita, ma il pallone finisce in rimessa laterale, secondo l'arbitro è per il Bertoni, per i rossi del Bertoni. Palla fra i piedi del numero 6. Riparte viene chiamato un fallo a favore sempre del Bertoni che cerca di portare il risultato sulla parità dopo il bel gol sul calcio di punizione siglato grosso modo al 48esimo.
Attenzione, c'è questa palla pericolosa, ma riesce a rimanere fra i piedi del Bertoni. Poi c'è la chiusura di Daniello. Attenzione, palla fra i piedi di quelli del Bertoni. I giocatori riescono a recuperare la palla con Dominicis, licenziato. Giordani la dà a Bronzini, però crediamo in posizione di fuorigioco. C'è il gol di Bronzini, ma l'arbitro ha visto un fuorigioco. Vediamo, eccolo lì che fa segno di un fuorigioco. Poi siamo andati, abbiamo messo in slow motion, ricordiamo che i replay, slow motion e via dicendo entreranno a pieno regime dalle partite, quelle ufficiali di campionato, per ora ce le teniamo da parte e abbiamo visto, ma lo potrete vedere anche voi mettendo stop al momento del passaggio, che Bronzini era leggermente, perché non è che si vede proprio chiarissimo, ma leggermente in fuori gioco. Quindi sempre 2-1 per lo Sporting, ma sempre manovre belle. Si riparte da Dominicis. Ancora. Attenzione, c'è Bita che rincorre il pallone. Ancora Bita, c'è Bronzini in mezzo al campo. Viene rubato però la palla dal difensore. E mazza, oh, e poi fa... riesce ad uscire. Interviene sempre Napoleoni, si combatte, c'è un fallo, vediamo, chiamato in favore del Bertoni. Vedete che succede quando c'è un arbitro, si fischia e non succede niente. Proprio l'esatto contrario di quello che è successo settimana scorsa a Valmontone senza arbitro. Un altro poco cosa ammazzava. Quindi niente, l'arbitro serve anche per le amichevoli, soprattutto perché, ripeto, quando si cresce d'età diventa tutto un po' più difficile da gestire. Non so perché dovrebbe essere il contrario, però ce ne siamo accorti in più di un'occasione che le partite senza arbitro hanno un certo livello di pericolosità. Si prepara a battere Giordani, questa era la punizione di Daniello, me la ricordo, palla che va a vuoto. Comincia con questa rimessa laterale, Bronzini cerca di uscire dal raddoppio, non ce la fa, riparte il Bertoni, ancora il Bertoni, palla al piede, c'è l'ottima chiusura, vediamo un po' di chi, mi sembra di Napoleoni, palla a Dominicis, Bronzini viene anticipato, non c'è fallo. Palla in rimessa laterale, sempre per il Bertoni. Napoleoni riesce a conquistare questo pallone, palla per Dominicis, trova libero, vediamo un po', Ponzo per licenziato. Daniello, ancora Daniello. Sempre Daniello mette questa palla al millesimo, a sua volta Ponzo al millesimo per... mamma mia, due passaggi e sei in porta. Bravo Daniello, bravo Ponzo, bravo Bronzini che la chiude con lo scavetto.
spettacolo per voi, signori, 3-1, belli, 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 belli. E questo è il calcio, questo è il calcio. Due passaggi e sei in porta. Invito gli allenatori anche delle squadre avversarie a rivedersi sto gol, perché dietro sto gol c'è non solo la bravura dei giocatori, ma c'è anche uno studio accurato delle situazioni che si vengono a creare quando il pallone viene fatto girare in maniera vorticosa. Si creano degli spazi nelle parti opposte nel campo, quindi ha tutto un significato questa azione. È un po' la storia della farfalla che batte le ali in Canada e poi magari in Giappone dopo 2 ore c'è una tempesta. Cioè, è tutto molto filosofico dietro questo gol. Logicamente bisogna vederli con occhi un po' diversi dalla norma, ma se ci riuscite e vi seguite tutto l'inizio, dall'inizio alla fine di questa azione, c'è qualcosa anche di concettuale, di importante dietro. Tanto sempre Daniello, palla al piede, ottimo il dribbling Daniello, sempre Daniello, forza un po' troppo l'azione in questa occasione, ma riesce comunque a conquistare una rimessa laterale, appoggia dietro per Ponzo. Anche le rimesse laterali, no, non perdiamo più una rimessa laterale. Io per 2 anni, chi mi ha seguito le telecronache lo sa, uno dei miei più grandi crucci sono state la gestione menefreghistica delle rimesse laterali, quest'anno sto vedendo delle rimesse laterali più intelligenti, più furbe, più dettate dal fatto di non perdere il possesso della palla, quindi va bene così, bravi ragazzi. La maturazione c'è in diverse parti del campo, diciamo, quindi va bene così. Intanto c'è questa bella chiusura di Dominicis. Bravo Crickmi che riesce a conquistare questo pallone, però c'è lo stesso il cross, tenta il tiro il giocatore del Bertoni, ma il pallone finisce ampiamente fuori. Quando siamo giunti al 62esimo, risultato parziale Sporting San Cesario 3 AS di Gaspare Bertoni 1. Si riparte sempre con Dominicis per Ponzo, ottimo il dribbling di Ponzo, largo per Napoleoni, ancora Napoleoni, Jordan, Pietrantoni per Ponzo, Ponzo per Dominicis, viene spinto Bronzini ma riesce a darla a Pietrantoni, ma c'è un fallo fischiato in favore del del Bertoni. Attenzione a queste palle inattive. C'è un altro fallo sempre fischiato in favore del Bertoni. Scusate sempre se ogni tanto sbaglio i giocatori, ma ripeto, il montaggio lo sto facendo da un monitor che è uno schermo davvero piccolo, e riuscire a riconoscere i giocatori, vi assicuro, soprattutto dall'altra parte del campo, non è facilissimo.
Attenzione, mamma mia, ce la siamo rischiati. C'è questo stato, questo bel cross sul secondo palo. Colpo di testa dell'attaccante del Bertoni. Per fortuna il pallone si perde fuori. Sempre ste palle inattive. Tanto sempre Ponzo. Dominicis. Napoleoni. Ponzo. Napoleoni. Viene pressato dal calciatore e alla fine finisce a terra, chiamato un fallo. Il calciatore del Bertoni protesta. Allora, mi raccomando, 4, 5, 5, 8, 6. Le offerte si possono fare dal 24 al 30 settembre. Aiutiamo, mi raccomando, l'associazione Differenza Donna. E 2 euro, mi raccomando, 2 euro non so niente. Aiutiamo ad aiutare, aiutiamo tutti questi centri antiviolenza ad andare avanti, quindi mi raccomando. Sempre il Bertoni cerca di ripartire, ma c'è la chiusura di Ponzo che protegge l'uscita di Bini. Intanto Dominicis sale, cerca in profondità qualcuno. Vida si gira su se stesso, la a Pietrantoni, la ridà a Vida, riesce a conquistare una rimessa laterale. Ancora Pietrantoni, cerca il dribbling ma non riesce. Ottima la chiusura di Dominicis. Frattempo crediamo che ci sia stato un cambio, è entrato un altro 2008, per l'esattezza Scifoni. Intanto il pallone va a finire sul fondo, è entrato Scifoni, ennesimo 2008, adesso ce ne abbiamo tre di 2008 in campo, al posto di Licenziato. Ottima la partita di Licenziato. Poco Bronzini non riesce a conquistare una palla velenosa. Si prepara a battere il numero 6. Bravo Scifo che la dà a Ponzo, ma era stato chiamato un fallo in favore del Bertoni. Ah, dimenticavo, un altro senatore, ce l'abbiamo, un altro che non è mai sceso dalla nave anche nei momenti un po' così. Eccolo qua, e questo è palla al piede, Bronzini, sempre Bronzini che ne salta due. Ottima la finta, vede Giordani in attacco, gli dà questa palla sul piatto non d'argento, non di oro, ma di platino. E Pietrantoni, Giordani la mette dentro per il 4-1. E Bronzini, man of the match, senza se e senza ma, due gol, un assist che gli dobbiamo, non possiamo.
riparte il Bertoni, quando il risultato al 70esimo è un tondo risultato di 4-1, una partita che dire è dominata, è un eufemismo. Bella partita, ci siamo divertiti, 4-1, tanta roba, va bene così, ci sono stati anche dei cambi. Intanto c'è questa bella palla per Giordani, un po' troppo lunga, per Pietrantoni. Attenzione. Per Ponzo, da Daniello, palla in rimessa laterale, ancora Ponzo, Dominicis. Intanto c'è stato un altro cambio, cercheremo poi di capire chi è che è uscito e chi è che è entrato. Ottima questa finta di corpo di Bronzini, mette a tu per tu Krikmir, ma crediamo che la palla era stata passata in fuorigioco non visto dall'arbitro. C'è una rimessa laterale sempre per lo Sporting, si riparte con Daniello che la cede a Ponzo. Ponzo gira tutto per Dominicis, ancora Dominicis, sempre Dominicis per Ponzo, ancora Ponzo, Dominicis, Scifoni, sempre Scifoni per Vita, Dominicis, Ponzo, Daniello, ancora Daniello, Ponzo, si fanno correre avanti e indietro Stiporelli, Scifoni, Ponzo, gioco semplice, niente di che, passaggi rasoterra, però a volte ti bucano il campo. Ancora Ponzo, Daniello, passaggio non perfetto, la riconquistata, ma vediamo, era stato chiamato un fallo in favore, vediamo un po' di chi. Stop e il tacco di Pietrantoni, bellissimo il passaggio, vediamo se ce la fa a correre, eccolo qua il nuovo entrato, ci sembra Popa, non abbiamo capito per chi, credo che sia per Napoleone, non ho capito bene per chi, che Ponzo ce lo vedo ancora al centrocampo, poi c'è Scifoni.
75esimo, partita abbastanza che si è un attimino tranquillizzata. Attenzione, Dominicis, Unzo, Scifoni. Eccolo qua, Scifoni, scusate, era Pietrantoni, Dominicis, ancora Pietrantoni per Scifoni, Punzo, Daniello, ancora Daniello per Punzo, Dominicis, Punzo, Daniello, mamma mia, una finta di corpo e manda per Frasche il giocatore, poi mette questo bellissimo passaggio per Bronzini che a sua volta per Marano, ancora Marano, tenta Marano con l'esterno, li spinge e poi c'è questo tiro verso il telecronista. Peccato, peccato. Bella questa combinazione, un po' come il terzo gol, due passaggi e sei in porta. Daniello con una finta di corpo ha mandato per Frasche il giocatore, poi c'è stato Bronzini con quella stupenda spizzata di testa, poi Marano purtroppo non era il suo piede, l'ha messa fuori. Comunque bella 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 azione, ci sono anche i presupposti per uno shorts, come dire, simpatico, già una mezza idea, poi vediamo. Allora, quindi è entrato anche Marano nel frattempo, quindi Marano al posto di Clickmi, bene così, più cambi si fanno meglio è. Pietrantoni per Ponzo, attenzione, questa sfida fra i due giocatori, il pallone termina in rimessa laterale, siamo giunti al 77esimo, speriamo che ci siano anche altri cambi, gli ultimi. Mette ordine per Dominicis, Punzo, sì, c'è stato un cambio, è uscito Daniello, è entrato Colachesi, palla in rimessa laterale, attenzione, bello questo contropiede, Bronzini viene circondato, non viene visto un fallo, secondo me c'era un fallo ai danni di Bronzini, ah eccolo qua, chiamano uno schema, mi sembra Pietrantoni, vediamo un po', cross che lascia molto a desiderare, senza purtroppo non riusciamo a ottenere risultato sperato, nel senso di un cross che magari sulla testa di qualcuno, tanto c'è un giocatore a terra,
vede bene, si vede proprio bene. Tanto un presidente soddisfatto ritorna verso gli spogliatoi. Quando siamo giunti all'ottantesimo, si lamenta un po' il presidente perché ci sono diversi palloni che finiscono oltre la cosa, e i palloni costano, bisognerebbe fare una porticina che dia l'accesso a queste zone del campo, perché sennò si rischia un default per la perdita dei numerosi palloni. Vediamo che è entrato anche Scacco nel frattempo, al posto di Ponzo. Anche Ponzo autore di una partita lodevole. È entrato anche il portiere Lunghi, quindi sono entrati in pratica tutti. Bravo mister. Parte da Scacco, palla per Scifoni, Dominicis, per vediamo un po' Pietrantoni, ancora Dominicis, Scifoni, Scacco, Cola. Che termina in rimessa laterale in favore dello Sporting. Vediamo, sì, si prepara a batterla a Marano. Scifoni cerca di servire Vita, ma il pallone è un po' troppo lungo. Quando siamo giunti all'83esimo, guardate quel dettaglio, guardate il mister come allena i giocatori sulle rimesse laterali. Mamma mia, che spettacolo! Guardate. No, non ho mai visto una cosa del genere da 2 anni. Guardate, insegna a battere. No, e io poi dice, cioè, questo no, spettacolo, bellissimo. Io sono stato un cagacazzi per 2 anni sulle rimesse laterali. Non mi si è mai inculato nessuno. Questo arriva il mister mai detto, e dove si concentra durante i momenti tranquilli? Sulle rimesse laterali. No. E mi gioca la palla destra, e qui lo dico e qui non lo nego, mi gioco la palla destra, che il campionato lo rivinciamo, facciamo il bis, lo vinciamo 2 volte in 3 anni, perché un mister che guarda anche a questi dettagli, ve lo assicuro, è tanta roba per la serie. Teniamocelo stretto, perché veramente, attenzione, c'è qua c'era un mezzo calcio di rigore, poi sono andato a vedere la replay, c'era lo sgambetto netto. Ripeto, i replay ci saranno nelle partite ufficiali. Emiliano, anche di buon cuore, ha preferito non fischiare il calcio di rigore, ma era non netto di più, pazienza. Dicevo, quindi, che dire, io ho sempre rotto le palle per le molteplici
molteplici palloni, gli innumerevoli palloni che si perdevano su rimessa laterale, e poi ti ritrovi un mister che eccolo qua, guarda, ancora li sta fallenando. Mamma mia, che spettacolo. No, tanta roba, va bene così. Cioè, questo ha esaudito il mio desiderio in 2 anni. In questi 2 anni ci sono stati 2-3 mister. Non mi si è mai inculato nessuno su questa cosa che dicevo, che perdavamo qualcosa su tra i 100 e i 150 rimesse laterali a partita. E invece questo, vado ancora secondo me. Batti bene, batti così, sbatti colà. No, bellissimo. Ve lo certifico, ricordatevi, oggi 25 settembre che stiamo mandando la partita. Ora non so che ore saranno in cui manderò la partita, ma oggi 25 settembre vi certifico. Non voglio manco toccare talmente quello che vi sto dicendo, che sono sicuro quest'anno campionato rivinciamo, perché i mister che tengono ai dettagli sono quelli che fanno la differenza, sempre e comunque. Quindi speriamo bene, speriamo di non fare una mega figura di merda, ma me la voglio rischiare, guarda, perché un po' guardando il tipo di gioco che ha fatto lo Sporting in queste 3 partite, un po' guardando l'attenzione per i dettagli, un po' guardando il modus operandi degli allenamenti, che per chi non l'ha guardato ve lo spiego io con 2 parole. Non so se vi ricordate il film, come si chiamava? Quel film dove fanno karatella, ma non mi viene. Comunque ci sta quello, il maestro che dice a sto ragazzo, gli fa fare un allenamento che deve togliere la cera e mettere la cera su un'automobile. Karate Kid, eccolo qua, Karate Kid. E intanto c'è questo bel passaggio per Bronzini, si allunga un po' il pallone e l'allenamento è un po' così: togli la cera, metti la cera, dalla mattina fino a mezzanotte togli la cera e metti la cera. Cioè, tu quel tipo di allenamento, finché non lo fai a memoria, lo continui finché non lo fai a memoria. È molto questo, vabbè, in maniera semplicistica è un togli la cera, metti la cera, ma è un modo di dire che quel determinato esercizio, finché non lo fai bene, finché non lo fai in modo accorto, attento e perfetto, tu quell'esercizio lo fai dalle 5 che comincia l'allenamento fino alle 7 che lo finisci. Quindi e ce ne stiamo accorgendo, perché sono molti gli automatismi presi dai nostri calciatori. A volte già sanno dove sta l'altro calciatore, già sanno dove passare, già sanno i movimenti che devono fare, già sanno quali spazi attaccare, già sanno in che direzione correre. Cioè, tanta roba, ripeto, ho diverse sensazioni positive, al punto tale da giocarmi la palla destra che vinciamo il campionato. Intanto c'è questa bella palla per Marano, sempre a tu per tu, ripeto, non è il suo piede quello, purtroppo lui è destro, e stare sulla fascia sinistra non è proprio semplice. Si ricomincia quando siamo giunti all'ultimo minuto di gioco, quasi. Non credo che verranno fischiati i tempi di recupero, tanto c'è sempre Dominicis. Ottima anche la sua di prestazione, di Dominicis, questo momento in cui abbiamo bisogno di come il padre, di difensori su cui contare. La mia firma col sangue, la mia sottoscrizione col sangue va anche nei confronti di Dominicis, che ha fatto la sua prima partita da titolare in maniera abnorme a livello difensivo, di impostazioni, di intelligenza tattica,
Diciamo che i risvolti di questa partita, le risposte alle domande ci sono state anche in questa partita. Ogni partita è una risposta a una domanda, e anche in questa partita abbiamo avuto le nostre 2-3 risposte esaustive dalla squadra, quindi le speranze, continuo a dire, sono tante. Sia per chi è entrato, sia per chi ha cominciato, tutti i ragazzi seri che ci stanno mettendo il cuore, ma soprattutto l'impegno e il sacrificio, soprattutto durante gli allenamenti, quindi va bene così. Ci mancano ancora tanti giocatori, ci mancano ancora tanti giocatori, nel senso che dobbiamo sempre chiedere aiuto ai 2008, questo è un dato di fatto. Il mio invito è ai 2007 delle altre squadre di San Cesario, perché no? Venite a provare, venite, perché ne vale la pena. Il mister è stato in grado di far salire a livello tattico, individuale, mentale, tutti i singoli giocatori che finora stanno giocando in squadra, quindi mi raccomando, venitela a fare una prova con lo Sporting, perché ripeto, in questo momento pagate un'iscrizione annuale di 300 euro, ma ve ne ritornano preparazione sia mentale, sia di sacrificio, sia tattica, sia tecnica, di 1.000-2.000 euro, perché abbiamo veramente un mister in gamba, veramente un mister che è attualmente a un livello superiore, quindi va bene così, mi raccomando, aggregatevi alla causa e vi divertirete, ci servono giocatori come il pane, quindi se volete fare quello step importante per la carriera, anche perché no, calcistica, venitevi a iscrivere a San Cesario, perché questi sono allenatori che abbiamo la grande fortuna che ci allenino, e bisogna cogliere l'attimo, anche se sarà solo per quest'anno. Venite ad iscriversi, intanto è finita la partita, venite ad iscrivervi a San Cesario, veramente questa è una pubblicità che volentieri voglio fare, ma non è una pubblicità per lo Sporting, è una pubblicità per voi se venite, perché veramente i ragazzi, questo allenatore ha preso una squadra in mano e la sta portando ad altri livelli, cominciando da zero, perché ripeto, i senatori alla fine sono tre, sono Bronzini, Daniello, Ponzo, quindi tutto il resto, tutti i giocatori che sono andati e poi tornati, o giocatori nuovi, nuovissimi, quindi mi raccomando, ci vediamo alla prossima, buona domenica a tutti.